Io come posso lavorare così? Questo è in Grecia da un mese e mezzo. Bernucci non si capisce più dov'è. Quando è che registriamo Shift 6? Ciao Giuse, sei qua? Sono tornato. Bentornato, Bernucci, anche te un mesetto fuori dalla redazione. Sono tornato che questi sono i tuoi, te li dovevo rendere. Sì, ma riniziamo a lavorare. Ma hai idea di che mese siamo? Perché è agosto. Agosto da che mondo è mondo, è ferie. Ho capito, ma la gente vuol sapere, vuol sapere. No, la gente abbiamo già divulgato abbastanza. Sono sicuro che ne sanno anche fin troppo di storia sammarinese da quando c'è il podcast. Allora io faccio una roba. Adesso vado su in città, prendo Zucchi al volo per un orecchio e chiedo alle persone: se è così avete ancora 2 settimane di vacanza, altrimenti iniziamo subito, adesso. Non vedo l'ora di fare le valigie perché sono sicuro che tutti sanno tutto. Andata, te intanto mettiti a lavorare, va. Straordinario, prima di arrivare in città incontriamo per strada Michele Sapignoli, cantante dei Rockin' Mille, quest'anno concerto tenutosi a Cesena. Ma allora Michele, prima di parlare di San Marino, no? Cesena è Romagna. Io ho spiegato all'interno del podcast che il nome Romagna deriva da... Perché Romagna? Perché durante il periodo di dominazione longobarda era quella parte d'Italia governata dai Romani, appunto Romania, che poi è diventata Romagna. Straordinario Michele, spiegazione perfetta. Proseguo il mio giro e fino alla prossima. Saluti, boom. Allora Lu, secondo me noi non abbiamo divulgato abbastanza, però vi voglio dare una possibilità. Signore e signori, siamo in centro storico a San Marino e andremo a fare domande a malcapitati che ci diranno se Luca e Marco hanno ragione e se possiamo prendere le ferie nel mese di agosto. Certo che abbiamo ragione. Bene, Luca, andiamo verso il Museo di Stato. Io mi auguro di trovare qua gente di un certo spessore perché voglio fare domande difficilissime. Michele Ghiotti e la... Allora, davvero non posso fare le domande. Vabbè, li abbiamo beccati. Va bene, allora, questo è uno forte. È uno forte, viene da Gualdizzolo, ok? Gualdizzolo viene da dire Vald qualcosa. Allora, Michele, io ti chiedo, l'origine del nome Gualdarie? Gualdarie, sì. Da Wald, come hai detto tu, germanico, bosco, quindi erano i 10 distretti amministrativi legati ai boschi, controllati dai guardiaboschi a San Marino. Preparatissimo, veramente preparatissimo. Allora, la vero non sarebbe proprio valido, però c'è Luca. Mio tesoro, per così dato sul tesoro di Domagnano, vuoi che vero non ci fai un altro minutino? Dai. Ma cos'è questo tesoro di Domagnano? Il tesoro di Domagnano è, come ormai tutti sappiamo, questo ritrovamento incredibile che è avvenuto nel podere Lagucci di Domagnano nel 1893, composto da 22 elementi di oreficeria ostrogota, e ancora oggi è uno dei ritrovamenti più famosi in tutto il mondo che della Repubblica. Ma adesso, vero, visto che l'abbiamo finita, va bene tesoro di Domagnano o sarebbe meglio? Sarebbe meglio essere un po' più precisi, perché il termine tesoro ci fa un po' pensare a un occultamento volontario e che doveva poi essere riscoperto. Invece sembra più probabile che si trattasse di un corredo funerario di una donna dell'alta società ostrogota. Quindi andiamo a correggere il banner del Museo di Stato. Possiamo dire che non è un tesoro, è grazie appunto alle ricerche che sono state fatte dal museo. Va bene, gliela passiamo. Niente, preparatissimi anche questi due, andiamo avanti. Bene Luca, iniziamo a salire per la nostra Titano e andiamo verso la Torre Guaita. Ma a proposito, posso farti una domanda? Sì. Fantastico. Allora, tu immagino che seguirai, visto come sei vestito, il podcast di Storia in Flanella. Ah, sì. Straordinario. Allora, io ti chiedo, la Torre Guaita, mi sa dire qualcosa? È la prima fortificazione sammarinese costruita. Perfetto. Nell'undicesimo secolo. Ottimo. In arenaria. Benissimo. Ed era utilizzata sia per... motivi di guardia normale, ma anche come rifugio per i sammarinesi. Anche questo è preparatissimo, oggi non riesco a beccarli non preparati. Ti ringrazio moltissimo. Okay. Luca, siamo sul calar della notte, quindi dobbiamo iniziare ad affrettarci e tornare al nostro mercatale perché stanno arrivando le tenebre, quando ecco che giungono due fanciulle. Allora, domanda importantissima, posso disturbarvi? Assolutamente. Sì. Perfetto. Guardate il podcast di Storia in Flanella? Sì, certo. Certamente. Ottimo. Allora, a te chiedo, se tu fossi stata una donna medievale, la San Marino medievale, avresti potuto fare il servizio di guardia?
No, non avrei potuto, in quanto il servizio di guardia e di difesa delle mura era riservato ai soli cittadini uomini dai 14 ai 60 anni che prestavano servizio se non c'erano guerre imminenti durante la notte. Ottimo. Il servizio di guardia era, diciamo, iniziava col suono di una campana e finiva al sorgere dell'alba. Perfetto. Ma se per caso una guardia medievale si fosse abbioccata per stare la notte lunga, cosa succedeva? Sarebbe stato un gran problema, poiché in tal caso le multe erano salatissime. Luca, anche queste sono preparate, c'è modo che tocca andare a ferie davvero in agosto. Vabbè, grazie fanciulle, alla prossima. Buon Lu, dai, visto che ci siamo andiamo a fare un giro anche in Pieve. Questa chiaramente non è la Pieve medievale di cui abbiamo parlato nel podcast. A proposito di Pieve, vediamo se possiamo disturbare questo turista che... Scusa, posso chiederti? Certo, dica. Allora, ti è capitato di vedere per caso il podcast di Storia in Flanella? Sì, sì, ho sentito parlare, ho guardato qualche puntata. Straordinario. Allora, vista la location in cui ci troviamo, io ti chiederei, mi sai dire qualcosa della Plebs Sancti Marini? La Plebs Sancti Marini è il luogo in cui nel Medioevo i sammarinesi si riunivano non solo per la vita religiosa, ma anche per la vita sociale, per riunirsi. Infatti Plebs... Pieve deriva da plebs, che deriva da popolo. Straordinario, ti ringrazio tantissimo. Descrizione della Pieve perfetta. Alla prossima. Grazie. Luca, finora tutti preparatissimi. Vediamo. Questa è stata una mia studentessa. Veramente in gamba, quindi ci possiamo spingere a uno specifico. Francesca, hai voglia di rispondere a una domanda? Sì. Ottimo. Allora, io ti chiedo, perché, secondo la leggenda, Marino scappa da Rimini e si va a rifugiare in zona Baldasserrona? Allora, Marino scappa da Rimini perché c'era una donna che diceva di essere sua moglie, ma questa cosa non era vera e quindi Marino si rifugia sul Monte Titano. Straordinario, anche sulla leggenda siamo ferratissimi. Grazie mille Francesca, alla prossima. Mi tocca andare in ferie davvero. Altre due settimane senza Storia in Flanella. Non ce la faccio più. No! Non ho chiesto il castello! Ma Luca, sei ancora qui? Ma non hai dato le ferie! Ma vai a casa! Non abbiamo chiesto il castello, Luca. Chi è che chiamiamo? I Bromas. Sono in America, sta lavorando. Sicuro proveranno Shakespeare, un sacco di cose interessanti, però... Sentiamo con loro, Giuseppe. Ad agosto, Giuseppe. Cosa cazzo? Giuseppe! Grandissimo, sì, ciao Giuse, ciao. No, non ci disturbi, stiamo provando, sì, stiamo lavorando, lo sai, sono sempre dietro io e Filippo a lavorare. Sì, no, dici, è Giuse. Ma che palle, ma che è chiamata? Oi. Chiamata, Giuse, ti saluta Filo. Ciao, grandissimo, ciao, siamo qua a lavorare. Stiamo provando, sì. No, dici Giuse, sì. Una domanda, ci vuoi fare una domanda? Su cosa? Storia San Marino. Che palle. Sì, ci siamo preparati, ci avete detto di prepararci. Vai, spara. La prima menzione del Castellum Sancti Marini. La prima. La prima. È che noi abbiamo preparato la seconda. Grazie, ma la seconda, bravo. No, ma sappiamo. La sappiamo. È che si ammatti, lo sai, no? La sappiamo. È la... Non ho detto il libro, ho detto il libello è la prima menzione, adesso hai chiesto che poi prima menzione, è come dire la prima repubblica, non è che sia la prima. Beh, ovviamente la prima menzione è stata fatta tra gli anni 754 e il 756. No, non stiamo leggendo, Giuseppe. Non mettere in dubbio che le cose le sappiamo. Abbiamo seguito il podcast, non è che sei come Luca Zucchi. Giuseppe, io finché scherzo, ma quando uno diventa serio è serio, ecco, ok? Bravo. Ho anche tolto gli occhiali, ma non lo puoi vedere. Li ho tolti anch'io, se non ci credi. Ascolta, perché Filippo dice una cosa e la dice una volta. Allora, dicevamo che il 754 e il 756, tra l'altro in piena guerra dei Franchi. I Franchi, che non erano due persone che si chiamavano Franco, sono i Franchi, sono due persone che si chiamano Franco, tra l'altro che mio nonno si chiama Franco. Ma non è di questo che vorrei parlare, Giuse, no? Dico bene. Che te ci insegni? Che tra l'altro erano chiamati in Italia dal Papa. Il Papa, che non è Bergoglio, no, c'ha 400 anni, ma non era Bergoglio, dico bene, non era. E tra l'altro cosa succede? E nel 751 avevano la capitale bizantina in Italia, che era
Forlì. No. Forlì Popoli. Ravenna. Ravenna. Che non c'era solo Mirabilandia quella volta, c'era anche altro, per dire. E cosa succede, no? Questa prima menzione la fanno... Questa menzione la fanno nel documento conosciuto come la promessa di Quercy. Che strano, Sofio. Senti, quante consonanti ti ha messo? Quercy. A posto, Giuseppe? Ce l'abbiamo. Grande, no. Torniamo a provare. Sta facendo... Cosa stai facendo? Shakespeare, senti. Essere o non essere. Scusa, Giuseppe, dobbiamo andare. Che buono. Oh, mi metti la crema. Ebbene sì, siamo andati in ferie, ma non temete, in settembre torniamo carichi come le balestre delle guardie della Torre Guaita. Oltre alla sesta puntata del podcast, abbiamo una novità veramente straordinaria sul medioevo sammarinese, quindi flanella alla mano e state sintonizzatissimi. Si ringraziano davvero di cuore le legionarie e i legionari che gentilmente ci hanno concesso il loro tempo. Michele, Veronica e Michele, Francesco, Giulia e Alexia, Luca, Francesca e quei scappati di casa dei Bromans, Enea e Filippo. Da me, Luca e Marco, un abbraccio a tutti voi e fino alla prossima, saluti!